Amici di Ando, buongiorno, benvenuti a queste pillole di Mondo Calcio di mercoledì 16 ottobre con due carissimi amici. Uno viene spesso da noi, il collega Luca Bassotti, ma l'altro l'abbiamo un po' ripescato perché è un amico storico mio e di Luca, perché allenatore importante attualmente. Giustamente, quando raggiungi certi vertici puoi anche meritarti fare l'opinionista, quindi l'allenatore, anche perché ci si arrabbia domenica in domenica. Dico bene, Domenico Izzotti, buongiorno Domenico. Ma innanzitutto grazie dell'invito, Carlo. No, oddio, sempre l'amico storico. Avrei preferito avere una squadra, però al momento non c'è niente, mai siamo in attesa. No, mai. Ma per l'amore di Dio, siamo in attesa. Giovani. E adesso mi diverto a fare l'opinionista, perché ho avuto un maestro qui che ricordo perfettamente, come Luca Bassotti. Allora ho preso le sue tracce e le porto avanti. Però ci tenevo tanto, anche perché anche tempo fa veniste insieme, abbiamo dei ricordi insieme molto importanti, quindi era giusto rifare questa rimpatriata. Partiamo da Luca. Allora, prima di andare in onda parlavamo di questo momento, questa terza vittoria consecutiva, questa Samp lanciatissima, che giustamente ci si aspettava un risultato positivo, però ecco, già questo primo tempo gestito alla grande a Cesena, dove non avevamo mai vinto, solo pareggiato. Cesena che poi attraversava un brutto momento, nessuno si aspettava questa grande involuzione, che giustamente il risultato è quello che conta e la Samp l'ha meritato tutto. Ma insomma, che nessuno se lo aspettasse, forse no, dai, c'erano i presupposti per poter fare bene anche a Cesena e onestamente la Samp è una squadra in crescita, lo si è visto nelle ultime partite. Io già da alcune settimane avevo posto nelle sei gare successive alla vittoria di Ravenna quelle che erano, che potevano dire tutta la verità su quelle che potevano essere le ambizioni della Samp, ma soprattutto capire se la Samp può fare un ulteriore salto di qualità, quindi da vertici della classifica, oppure rimanere nel limbo tra il quarto e il sesto posto. Insomma, questo c'è da capire. I primi due ostacoli, quelli con il Piacenza e con Cesena, sono stati superati ampiamente alla grande, e non solo con il risultato pieno, ma anche con delle prestazioni che sicuramente fanno pensare che questa squadra può fare sicuramente bene anche nel corso della stagione. La gara di Cesena si era vista già dal primo tempo come poteva delinearsi. Una squadra che ha concesso pochissimo in fase difensiva ed era il tallone d'Achille nelle prime giornate della squadra di Montero, e invece domenica scorsa veramente concesso poco. Ogni volta che andava avanti creava i presupposti per poter far gol, ne ha fatti due. Poi nella ripresa era ovvio che il Cesena volesse produrre il massimo sforzo almeno per riaprire la partita, e per un verso c'è anche riuscita. L'inserimento di Zerbin ha creato dei problemi soprattutto sul versante di Rapisarda, però poi con tranquillità, con freddezza è riuscito a trovare il gol che poi ha chiuso la partita. Quindi ci sono questi altri quattro ostacoli da superare e vedremo. Insomma, io credo che questa squadra ha dimostrato che a piccoli passi ha sempre prodotto dei progressi e dei miglioramenti, e quindi c'è solo da aspettarsi sicuramente buone cose anche per le prossime gare. Ce l'auguriamo. Poi torniamo su di te, Domenico. Ti chiedo, che stai seguendo di più, la C, la Serie D, perché l'opinionista è quello di sapere poco di tutto. Da dove iniziamo? Guarda, io seguo tutto perché ho il piacere di parlare ogni lunedì in radio a Teramo, e quindi seguo anche il campionato sammettese, magari non in maniera dettagliata. Seguo di più il campionato di girone B, allora, girone C. Ecco, visto anche la tua esperienza, perché hai allenato anche a ottimi risultati, tra il girone B e il C, perché il Teramo sta in C e ha difficoltà in questo momento. La Samp invece, come ne parlavo adesso con Luca, diciamo, tanti presupposti e tante cose che si sono concatenate. Fedeli che ha chiamato Montero, Fusco ha allestito una squadra, secondo me è leggermente più forte lo scorso anno, quindi tante componenti che hanno portato a questi risultati. Ma guarda, io credo che la C è simile, il girone B, il girone C, non è che c'è molta differenza. La differenza la fa l'atteggiamento. Io per esempio posso parlare del Teramo, che l'ho visto di più della Samp, la Samp non l'ho vista mai, e devo dire che vedo un Teramo molto molle nelle gambe, non è molto aggressivo. Invece mi pare di capire, almeno dai risvolti filmati che ho avuto modo di vedere dalla sammettese, non dal vivo, ripeto, ho visto una squadra molto più attenta. E poi magari il carattere di Montero, non dimentichiamo, ha inciso non poco. Però al di là di queste considerazioni mi fido
soffermerei molto su Fedeli, sul presidente, perché io credo che la continuità di un dirigente sia una nota fondamentale per cercare di capire magari cosa è più opportuno fare, esatto, appunto per le esperienze precedute. Ricordo un presidente vulcanico negli anni precedenti, oggi lo sento un attimino più tranquillo, e questo credo che sia sinonimo di maturità. Mi auguro naturalmente anche da ex Samb, ma soprattutto tifoso Samb, perché la Samb è sempre la Samb, che possa arrivare fino in fondo, perché sarebbe davvero un bel piacere vederla in Serie B. Mentre il Teramo, mi stai facendo capire che sta facendo un po' fatica. Ma guarda, il Teramo, io ho detto che a mio modo di vedere per fare certi progetti occorre tempo e pazienza. Questa è una nuova proprietà, una proprietà sicuramente molto importante a livello economico, però sin dall'inizio ha tolto, a mio modo di vedere, quello che poteva essere l'effetto sorpresa, e invece si è partiti già quasi da favoriti. Si parlava di Serie B a giugno e di questo secondo me ha pesato non poco. Poi ho visto dal vivo più volte questa squadra, sinceramente ottima squadra di profilo tecnico, però sotto il profilo dell'atteggiamento, del mordente, della voglia di poter vincere, questo non lo vedo, tant'è che i gol che subisco soprattutto fuori casa è sinonimo di poca aggressività, e di conseguenza questo credo che sia un grande limite. Buona tecnica ma poca aggressività. Torniamo con Luca, ecco, ne parlavo prima di andare in onda, che forse qualcosa un po' contribuito a ridare un po' questo interesse, non perché non ci sia, questo campionato, la sconfitta di sabato interna del Padova, che giustamente è un po' sorpreso tutti, quindi per certi versi ha accorciato anche la classifica di chi insegue, quindi diciamo che si gioca con un altro mordente, con un altro presupposto. Vabbè, ma insomma, il Padova prima della gara di sabato veniva da 7 vittorie e un pareggio, ci può stare, tra l'altro una sconfitta che è arrivata con i 2 gol di Ravenna su 2 episodi veramente ingenui commessi dai difensori del Padova, entrambi da una rimessa con i piedi da parte del portiere, che ha lanciato lungo e per 2 volte anche nel giro di pochi minuti si è fatto sorprendere la difesa del Padova. Ci può stare una giornata negativa, è capitata a tutti, è capitata alla Samb a Pesaro, quindi ci può stare nell'arco di 9 partite, una squadra che comunque aveva fatto il vuoto in classifica, che si è preso un discreto margine di vantaggio, certo. Ci può stare. È chiaro che adesso guardi anche che pasta è fatta capolista Padova, perché se riesce a reagire subito, e soprattutto c'è l'occasione di poterlo fare a Trieste, dove tra l'altro in settimana è stato ufficializzato un nuovo allenatore, vedremo, davanti a un pubblico molto numeroso, vedremo quale sarà la reazione del Padova e se si meriterà quindi di stare in vetta alla classifica. La squalifica di Santurro porta giustamente a confermare sabato sera con la Virtus Verona il giovane Raccichini, che onestamente nella gara di Coppa Italia con la Fermana non l'abbiamo visto. Vabbè, è sempre un giovane, deve avere l'approccio come tutte le cose. Rischiamo qualcosa oppure il buon Visi ci metterà una pezza come sempre? Ma vabbè, però non va sottovalutate le qualità di un giovane del 2000 come Matteo Raccichini. Se respira un clima di sfiducia che ci può essere nei suoi confronti, non è bello. Certo. Va aiutato, perché sicuramente per tutta la settimana chissà nella testa cosa passa, no? Per certo, il giovane portiere che si deve organizzare per il suo esordio in campionato. E in una partita importante e in notturna soprattutto, perché poi per un portiere in notturna è diverso rispetto a giocare con la luce del giorno, quindi bisogna dare fiducia a questo ragazzo. È chiaro che il problema portiere c'era la scorsa estate ed è venuto fuori anche per il fatto che non tanto per la squalifica di Santurro, ma quanto per l'infortunio che ha rimediato a Cesena, e che nelle prossime ore sapremo quale sarà l'entità, perché è ovvio che se sarà un semplice affaticamento muscolare, allora il discorso non c'è problema e potrà eventualmente rientrare quindi già da mercoledì prossimo, quando ci sarà l'infrasettimana col Padova. Se invece si tratterà di una lesione muscolare, come io temo, è chiaro che i tempi ci vorranno più tempo, e quindi la società ha già preso in considerazione l'eventualità di un ingaggio di un portiere svincolato. È chiaro che nelle prossime ore, se si saprà l'esito di una lesione muscolare, è ovvio che
reperire un portiere svincolato che è già stato individuato dal direttore sportivo Fusco avverrà in maniera immediata. Anche perché non puoi rischiare, visto il campionato. Assolutamente sta... esatto. No, anche perché giocheresti con un 2000 e con un 2001 che è Fusco, esatto. Quindi è giusto che la società debba guardare anche oltre, esatto. Nella malaurata ipotesi che possa capitare un infortunio anche a uno dei due, esatto, ecco questo il discorso. Chiudiamo con Domenico, adesso ti faccio una domanda doppia, anche se singola, cioè nel CND la lotta è sempre macchia Abruzzo, attualmente San Nicolò dell'amico Vagnoni insieme alla Recanatese, e per quanto riguarda l'eccellenza c'è questa lotta Bagigalupo, Castelnuovo Romano e Lanciano, questa nobile di caduta. Due appunti su questi due campionati, visto che li segui. Ma guarda, io parto dal presupposto che da Notaresco onestamente non mi aspettavo questa conferma, perché sono andati via degli ottimi giocatori e devo fare i complimenti a mister Vagnoni, perché onestamente nessuno si poteva aspettare un esploit di questo genere. Anch'io, poi dopo la sconfitta interna, la prima, un 5-3 clamoroso che poteva segnare le gambe a tutti, invece con in poi hanno innescato una marcia importante, però dietro amo anche ricordare un presidente che è Di Giovanni, che da anni segue San Nicolò. Una persona che non appare non mai parente, sui mass media, non è mio parente. Una persona molto equilibrata, e quindi anche questo è un dato molto importante, anche se poi alla fine credo che il valore della Recanatese sia sicuramente superiore. Per ciò che riguarda invece la corsa in eccellenza Abruzzo, posso dire che a mio modo di vedere il Castelnuovo l'ho vista con Lanciano la prima giornata, mi è sembrata un'ottima squadra, ben costruita, perché a differenza del Lanciano è una squadra un po' più giovane e quindi questo mi fa pensare bene per il futuro, anche se devo dire che a questo punto del campionato il Lanciano dopo il cambio allenatore ha innescato una nuova marcia e quindi considera la piazza che ha dietro, non nascondo che sicuramente a dicembre torneranno sul mercato. Sul Bagigalupo è un effetto sorpresa, aveva perso la prima in casa, adesso sta facendo bene, però non credo che possa dare dei problemi agli avversari. Mi voglio agganciare al discorso del portiere della Samb, perché magari poi potrebbe anche essere in ascolto, e posso dire che è la sua occasione. Mi è venuto in mente De Santis, quando il portiere del Pescara fuori i due titolari, poi De Santis ha fatto un percorso davvero importante. Parto dal presupposto che se la Samb l'ha preso sarà sicuramente un ragazzo interessante, condivido con Luca che occorre il giusto tempo, ma occorre che anche da parte sua ci sia un atteggiamento da calciatore, perché è la sua gran bella occasione. E con queste ultime battute ringraziamo Domenico Izzotti, è stato un piacere riaverlo nei nostri studi, che sicuramente avremo modo di rinvitare, anche se dovrà fare un po' di strada, però è sempre ben accetto, e il collega Luca Bassotti, grazie a voi.